dovreste, secondo me, veramente smetterla di trovare tutte le scuse possibili e immaginabili per non impegnarvi. In che senso? Allora, molto spesso mi arrivano messaggi in direct su Instagram, se non mi seguite seguitemi, del fatto che per voi è impossibile riuscire a imporre la vostra identità online perché lavorate tutto il giorno e non avete tempo. Io non credo sia proprio così, perché in realtà dovete imparare soltanto a gestire il vostro tempo. In che senso? È molto semplice. Per quale motivo faccio questo video? Perché voglio dimostrarvi che anche voi che avete tante ore impegnate dal lavoro potete lanciarvi online e lanciare il vostro progetto online. Non me ne frega niente se avete le 40, 30, 50 ore a settimana bloccate dal lavoro, perché ve ne bastano 24. In 24 ore potete andare a generare i 7 contenuti che poi spalmerete nel corso della vostra settimana. In questo video cercheremo di capire cosa è possibile fare contemporaneamente a qualcos'altro. Ad esempio, in questo momento io sto registrando questo video, ma nel frattempo metto a posto l'armadio. Beh, sì, si può fare. Questo è soltanto un piccolo esempio veramente molto molto stupido, ma in realtà è la filosofia corretta per riuscire a organizzare il proprio tempo. Ad esempio, io in questo momento sto sfruttando veramente tantissimo TikTok, tanto che sono arrivato a 24.000 follower e un video addirittura ha fatto più di 1 milione di visualizzazioni. Questo vi ricordo che è stato possibile nel mentre svolgevo un lavoro standard da 40 ore a settimana, eppure i piccoli risultati io li ho raggiunti. Beh, secondo me potete farlo anche voi. Oggi in 24 ore andremo a realizzare la mia scaletta classica, ovvero un post per Instagram, 5 TikTok e un video su YouTube. Questo perché io pubblico appunto un TikTok al giorno dal lunedì al venerdì, ma di solito li registro tutti in una sola giornata. Di post su Instagram ne faccio veramente pochissimi, ma per questo video ho deciso di realizzarne uno, così da farvi capire che è veramente possibile fare più e più contenuti. E poi chiaramente andremo a realizzare anche un video che andrà sul mio canale YouTube. Chiaramente sarò un pochettino più facilitato in questo, perché il video in questione è proprio questo che nel frattempo state guardando, per dimostrarvi che è possibile gestire al meglio il proprio tempo. Abbiamo appena scattato la foto per Instagram. Direte voi: sì, ma che stai a fare dentro un garage? Ma in realtà niente, la foto dovevo farla qua, mi serviva un muro, diciamo, monocolor. Vi faccio vedere anche un attimo al volo la foto, chiaramente poi andrà post prodotta perché non si può caricare una foto così, però è questa qua, molto molto easy, e poi vedrete il risultato finale su Instagram. Chiaramente va post prodotta, ve l'ho detto. Se dovessi riuscire a mantenere quello che ho in testa anche all'atto pratico, verrà una figata. A tal proposito vi do pure un piccolo consiglio: se volete realizzare un post per Instagram dovete sviluppare un progetto che ha queste dimensioni, 1080x1350 pixel. Poi ditemi che non vi voglio bene, eh? Vabbè, io mi metto a post produrre la foto. Se ogni tanto in sottofondo poi sentite qualche rumore strano, mi dispiace, ma è che oggi casa mia è praticamente un cantiere, è il sabato prima di Pasqua e stiamo facendo alcuni lavori. Comunque non perdiamoci d'animo, perché sono ancora le 15.30 e dobbiamo registrare, editare e programmare i 5 TikTok che verranno pubblicati poi settimana prossima, dal lunedì al venerdì. Io pensavo di essere in super orario, ma in realtà dobbiamo anche editare questo video entro questa sera, anche se in realtà il titolo del video e quello che vi ho detto fanno capire che la challenge era produrre
7 contenuti in 24 ore. In realtà io i contenuti che stanno passando su questo video li sto producendo in una sola giornata, quindi in realtà avremmo qualche altra ora anche di domani, ma domani è Pasqua, quindi non ho minimamente voglia di pensare a lavorare, quindi dai, va, iniziamo. Allora, io chiaramente mi sono già scritto i TikTok che dovrò andare a preparare nel giorno in cui decido di andare a produrre i miei contenuti. Ovviamente siate anche un po' intelligenti, se avete un solo giorno a disposizione per poter lavorare, beh, durante la settimana quantomeno pensate ai contenuti da fare. E questi sono i TikTok che adesso andrò a controllare. Non so se la fotocamera metterà mai a fuoco. Vabbè, se non li vedete, meglio così, no spoiler. Ok, adesso senza perderci inutili ulteriori chiacchiere, è ora di cominciare a registrare un po' di video su TikTok. Anche perché siamo arrivati a 20.000 follower e ho un video con più di 1 milione di visualizzazioni, quindi mi tocca mantenere le aspettative sempre alte anche lì. Trucco per Android e per iPhone veramente incredibile. Spero che tu non sia una di quelle persone che cracca Spotify o che si accontenta dei 6 skip ogni ora. Ecco, se rientri in questa categoria ho la svolta per te. Perfetto, primo TikTok registrato e adesso bisogna editare. Non chiedetemi perché per tutto il timelapse c'è stato in background il canale di Antonino, ma bello, devi pagare. Il primo TikTok è andato, registrato, editato e adesso lo salviamo come bozza e lo pubblicheremo poi nel corso della settimana. Adesso il processo di creazione è praticamente identico a quello che avete visto, quindi vi risparmio la pippa e vi faccio vedere subito le bozze pronte. Ok, allora, sono le 16:35, ho portato a casa 4 TikTok, non ancora 5, vi faccio vedere, 3 stanno qua su iPhone, 1 su Android, sicuramente entro questa sera farò anche il quinto, ma adesso c'è la cosa più importante da fare. Uscire a fare una passeggiata, respirare un po' d'aria, chiaramente respirare è sempre relativo, usciamo sempre con la mascherina mi raccomando, e poi si torna qui a montare tutto questo video. Un consiglio che posso darvi per essere più produttivi possibile, per riuscire a produrre appunto 7 contenuti in un solo giorno, è quello di prendere ispirazione da qualunque cosa. Ad esempio, io in questo momento sto semplicemente facendo un giretto con il mio cane e ho trovato l'idea per l'ultimo TikTok che mi manca da produrre per coprire tutta la settimana, quindi impegnatevi, siate multitasking. Qui stavo pensando che ogni buon video su YouTube che si rispetti ha anche una copertina e beh, se ci pensate anche voi, questo significa che se devo produrre anche la copertina per il video di YouTube, vuol dire che oggi abbiamo prodotto 8 contenuti in 24 ore. E se da quella copertina del video andiamo a ricavarci anche un post per Instagram, sono 9 contenuti in 24 ore. Tanta roba, direi. Vabbè, io adesso vado a editare perché ora altrimenti non faremo mai in tempo. Magari vedete qualche timelapse di me mentre lavoro. E niente, penso che ci rivedremo poi per le conclusioni finali. Ok, direi che è arrivato il momento di tirare un po' le somme e dare una conclusione a questo video. Perché ho voluto fare questo esperimento? Soltanto per dimostrare a tutti coloro che hanno difficoltà, ecco, a lanciare il proprio progetto online e utilizzano la scusa del tempo, che questa scusa non regge. Io oggi ho fatto dei lavori in casa, ho portato il cane a spasso e non mi sono svegliato nemmeno presto, perché comunque questa mattina è uscito un nuovo video e ci sono stato dietro, quindi in realtà ho cominciato a produrre questi contenuti verso le 14, quindi poco dopo l'ora di pranzo,
eppure sono riuscito a portare a casa più di 7 contenuti, perché fondamentalmente alla fine ho realizzato l'intero video che appunto avete visto fino adesso. Ho realizzato la copertina, questa qua, chiaramente inerente a questo video, il post Instagram inerente a questo video, più ho realizzato anche la foto che avete visto appunto durante il vlog, che andrà sicuramente su Instagram, ma mi servirà anche come copertina per un prossimo video, o forse per un video che avete già visto, non so quando uscirà. Quindi in realtà aggiungendo anche i 5 TikTok a questi 5 contenuti, direi che oggi abbiamo prodotto abbastanza. Praticamente sono 10 contenuti in meno di 24 ore, quindi veramente è un consiglio che do a tutti: non usate il poco tempo come scusa, imparate piuttosto a organizzare il vostro tempo e a riempire ogni momento morto della giornata, perché magari non sembra, ma vi assicuro che ce ne sono, e ce ne sono tanti.